Eccoci arrivati, un pulmino ci ha portato in centro città, al Duomo Riviamo dal fianco sud, ed ecco le alte guglie e i contrafforti a fascio che danno slancio verticale alla facciata, è una facciata gotica, portata a compimento tra XIV e XVII secolo, è armoniosa ed equilibrata nelle linee, ricca di elementi decorativi, nelle nicchie le statue degli apostoli, nel timpano un mosaico con l'incoronazione della Vergine. Nessuno di questi mosaici originali è dovuto essere sostituiti per i danni del tempo. In prevalenza sono ottocenteschi. Ai tanti triangoli delle cuspidi e delle ghimberghe si contrappone sopra la loggetta il quadrato che include il cerchio del rosone. Il rosone è trecentesco, opera dell'Orcagna. I mosaici raffigurano i quattro dottori della chiesa. Nelle edicole 12 profeti e su una mensola in basso la statua in bronzo dell'Agnus Dei. La costruzione del Duomo iniziò nel 1290, doveva essere romanico, fu subito gotico. Di certo si sa che nei primi anni del 300 assunse il ruolo di capomastro il senese Lorenzo Maitani e sul progetto anche della facciata. Alla sua morte nel 1330 la costruzione era ben lontana dall'essere terminata. Subentrarono altri svariati architetti. La costruzione terminò alla metà del Cinquecento. Nella lunetta del portale centrale, il gruppo statuario è una copia, l'originale lo vedremo tra un po'. Le porte rivestite in tonso sono dello scultore novecentesco Emilio Greco ed hanno per tema le opere di misericordia. La novità sta nell'aver rivestito in marmo i grandi pilastri tra i portali ed averli provvisti di bassorilievi. Sono trecenteschi, forse dello stesso Maitani e dei suoi aiuti. Si vede già da qui che vi hanno lavorato mani diverse, vedremo meglio adesso. Nel primo pilastro, a partire da sinistra, è raccontata la Genesi. Giralli di una pianta d'edera circoscrivono le scene e creano simmetria e leggibilità. A questo livello siamo già alla cacciata dal paradiso e poi alla vita terrena di Adamo ed Eva, all'uccisione di Abele. Si conclude con Jubal che inventa gli strumenti musicali. Ecco le viste più da vicino, la nascita di Eva ed il peccato originario. Il pilastro a fianco è sempre concentrato sull'Antico Testamento. Al centro c'è Abramo steso su un fianco. La bara in alto è il suo sepolcro, sulla linea mediana i suoi discendenti, perché il tema è la genealogia di Cristo, e atti profeti e scene dell'Antico Testamento. L'esile tralcio non riesce a dar ordine, la scena è affollata di personaggi. La fila mediana si conclude con Maria Redentore. A destra c'è Cristo crocifisso. I prossimi due pilastri hanno le stesse caratteristiche dei primi. In questa, ispirata dai Vangeli, il tema è la vita di Cristo, le sue opere, la sua morte, la sua resurrezione. L'autore mette ai lati due ordinate file di angeli. Al centro è compressa la narrazione. Gli spazi vuoti si fanno sempre più esigui. Un sottile tralcio separa le scene. Siamo alla fase finale, l'entrata a Gerusalemme, Cristo alla colonna, la crocifissione. Hanno un loro fascino anche le colonnine che affiancano i portali. L'ultimo pilastro a destra tratta del giudizio finale. Ritorna l'ordinata disposizione del primo pilastro. Tra tralci d'edera si dispongono in linea orizzontale i vari personaggi. In basso erano descritti i dannati, queste sono le file dei beati. Alla sommità il Cristo in mandorla. I Maitani e Pisano e loro botteghe sono stati chiamati in causa come autori dei rilievi. La pianta è a tre navate, separate da cinque colonne ed un pilastro perlato. Presenta un pronunciato transetto. Il presbiterio termina con un fondo piatto, soffitto in legno a capriate per una chiesa di impianto basilicale. Entrando colpisce la grandezza e la bicromia, l'alternarsi di fasce bianche e nere. Gli archi sono a tutto sesto, come doveva essere nel primo progetto romanico. Tra archi e colonne si interpongono capitelli a motivi vegetali.
Di recente sono state ricollocate davanti alle colonne le monumentali statue degli apostoli d'epoca barocca. Erano stati rimossi dal restauro novecentesco, che aveva avuto però il merito di riportare alla luce affreschi medievali. Non vetro, ma alabastro che fa filtrare una luce soffusa. Vicino all'ingresso il fonte battesimale dell'inizio del XIV secolo. Otto leoni sorreggono la vasca in marmo rosso. La statua di San Giovanni sulla piramide era di Donatello, è stata sostituita per chi è andata perduta. In una nicchia in corrispondenza della prima colonna a sinistra c'è la Maestà di Gentile da Fabriano. Lasciamo la navata, andremo a vedere le due cappelle inserite nei transetti ed il presbiterio. Per prima la cappella nuova o di San Brizio, l'ultima ad essere stata costruita. Si presenta così, entrando, è completamente affrescata. La cappella viene costruita nel 1408. I primi affreschi li realizzano proprio pochi, Beato Angelico e Benozzo Gozzoli. Nel 1499 subentra Luca Signorelli e sua questa deposizione. Nella parte inferiore delle pareti, Signorelli rende omaggio ai grandi poeti, questo è Dante. Con effetto illusionistico, Empedocle si sporge, vuol guardare la fine del mondo, ritratta sull'arco dell'ingresso. Il basamento delle pareti è coperto da rilievi. Un complesso ciclo pittorico copre la parte superiore delle pareti e le vele delle due volte a crociera. È in questa che interviene Beato Angelico e suo il Cristo Giudice e il coro dei profeti. Tutti gli altri affreschi delle volte delle pareti sono di Luca Signorelli. Sono rappresentati patriarchi, dottori delle Chiesa, Vergini, Apostoli. Il grande tema degli affreschi è il giudizio finale, nessuna parete ne è esente, ma in questa dell'altare c'è da osservare, proprio sopra l'altare, un dipinto del XII secolo che raffigura la Madonna con bambino, la Madonna di San Brizio che dà il nome alla cappella. Il giudizio compare nella parete di fondo. Da una parte i dannati vengono avviati all'inferno, dall'altra i beati salgono al paradiso. Negli arconi della parete di destra, la resurrezione dei corpi svegliati dalle trombe del giudizio, ed accanto l'inferno. Dall'alto sorvegliano gli arcangeli che indossano corazza dell'epoca. Un angelo porta via la meretrice dell'Apocalisse. È proprio in queste scene, che non hanno niente di astratto, dove i corpi nudi sono ripresi con realismo, che Signorelli anticipa l'arte del Cinquecento. È più vicino a Michelangelo di quanto non sia a Beato Angelico. Le due scene della parete opposta sono la predicazione dell'Anticristo. L'anticristo su un podio sta tenendo una predica, ma le parole gliele suggerisce il diavolo. Ai piedi del podio c'è gente che ascolta. E Signorelli vi ha inserito anche personaggi famosi all'epoca. Nell'affresco a fianco la glorificazione degli eletti destinati al paradiso. Sopra l'arco dell'ingresso raffigurata la fine del mondo, che poi dovrebbe essere la scena da guardare per prima, appena si entra. Entriamo ora nell'abside che termina a fondo piatto. Conserva, pur se molto rimaneggiata, una vetrata trecentesca. Nell'arco l'Assunzione di Maria, a cui la chiesa è dedicata. Nelle vetrate scene della vita di Maria e di Cristo. L'abside venne costruita tra il 1328 ed il 1335. Fu Ugolino di Pretelario e la sua bottega ad affrescarla tra il 1370 ed il 1380.
vennero restaurati alla fine del 400. Al restauro presero parte Giacomo da Bologna, il Pinturicchio ed il Pastura. Il coro in legno è della prima metà del 300. Bisogna lasciare la chiesa ed entrare dall'esterno nel transetto di sinistra, dove c'è la cappella del Corporale, fatta costruire nel 1350-55 per conservare il Corporale del Miracolo di Bolsena. Si trova qui nel tabernacolo in marmo dell'Orcagna. Gli affreschi sono di Ugolino, di prete Ilario. Sulla parete destra narrano il miracolo di Bolsena. Pietro di Praga, che aveva dubbi sull'Eucarestia mentre celebrava messa a Bolsena, aveva visto spizzar sangue dall'ostia ed il telo di lino tingersi di rosso. Gli affreschi di questa parete descrivono proprio questo. Nelle vele delle volte a crociera sono raffigurati episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento. In una nicchia gotica di questa stessa parete c'è la Madonna dei Raccomandati, meglio, la Madonna della Misericordia, una gran bella opera trecentesca di Lippo Memmi. Nella parete di sinistra, invece, l'argomento degli affreschi sono i miracoli legati all'Eucarestia. Una scena complessa appare nell'ordine inferiore. Durante una battaglia, un cappellano viene fatto prigioniero dai saraceni. Eccoli che lottano sullo sfondo di un castello. Sarà liberato se sarà in grado di mostrare al re un miracolo. Al momento dell'elevazione dall'ostia appare il bambino. Ovviamente il cappellano avrà salva la vita. Nella nicchia, nella vetrata, una crocifissione ed il sepolcro del vescovo Vanzi. Nell'arco d'ingresso l'ultima cena. C'è solo da ricordare che è al miracolo di Bolsena che si deve la festività del Corpus Domini. Abbiamo tempo per un breve spuntino in centro.